mostra la bottiglia di acido muriatico. Guardate con attenzione, seguite con attenzione questa prova, che è una specie di roulette russa. Buoni, buoni ragazzi, apriamo, apriamo la bottiglia. Non allora, togli, voluta, eh. Togli il sigillo assieme al tappo, basta staccarsi. Basta tirare? Sì, gira. C'è pericolo le mani? No, senti, no, hai i guanti, tranquillo, tranquillo. Sono chiusi. Ci sarà pericolo? E c'è pericolo sì qua. E qui c'è pericolo. Non se leva, ne... ecco sì, a posto. Perfetto. Tolto. Bene Gigi, puoi togliere il guanto toccare, tranquillamente. Possiamo togliere sì, sì, sì. Allora, un po' d'acqua in un bicchiere. Silenzio per favore. E un po' d'acido nell'altro bicchiere. Tornasole, una cartina tornasole è un oggetto che usano i chimici per misurare il valore dell'acidità. Certo. Ora, se io metto un pezzettino di cartina tornasole all'interno di un liquido puro come l'acqua, la cartina tornasole rimarrà del medesimo colore. Se invece io la metto in un liquido dove c'è dell'acido, la cartina tornasole diventa rossa, rilevando l'acidità del liquido. Quindi qui abbiamo un bicchiere d'acqua e un bicchiere di acido. Inserisco la cartina tornasole all'interno dell'acqua e la cartina tornasole rimane del medesimo colore. Perché ovviamente l'acqua non dà acido. La stessa cosa. State molto attenti. La stessa cosa facciamo nel bicchiere contenente l'acido. Inserisco la cartina tornasole nel bicchiere contenente guardate, l'acido. Guardate, guardate il cambiamento di colore. E diventa rosso, rilevando quindi l'acido che c'è all'interno del bicchiere. Bene. Bene. A questo punto ho bisogno di 6 bicchieri. Il concorrente dovrà mettere assieme a me questa benda per non seguire le operazioni che adesso farà Sabbani. Quindi né io e né il concorrente dovremmo seguire. La bottiglia è sempre a portata di mano. Perfetto. La prendo, Martin. Sì, Gigi. Allora, ascolta attentamente. Prendi la bottiglia contenente l'acido e versane una certa quantità in un bicchiere scelto da te. Sì, facciamo voltare il concorrente. Ecco. Allora, l'acido in un bicchiere qualsiasi. In un bicchiere qualsiasi. Stai molto attento che qualche goccia casualmente non cada in qualche altro bicchiere. Ecco. Hai fatto? Sì. Dimmi quando hai fatto. Adesso? Adesso prendi la bottiglia d'acqua e fai la stessa operazione mettendo gli altri 5 bicchieri con la stessa quantità d'acqua. Ripeto, la stessa quantità che hai fatto con il bicchiere dell'acido. Sì. Affinché nessuno possa pensare, possa capire qual è il bicchiere dell'acido. Quando hai fatto me lo dirai. 5 bicchieri dovranno essere riempiti d'acqua e uno soltanto con dell'acido. Più o meno credo che sia tutto uguale. Beh, hai fatto? Sì, Martin, ho fatto. A questo punto devi mescolare i 6 bicchieri. Dimmi quando hai fatto. A posto. Ok, ora io e il concorrente possiamo toglierci la benda. Bene, il concorrente ha queste 6 lettere e li può porre dove vuole lui in cima e sui bicchieri, sopra i bicchieri, una alla volta. Ci hanno delle lettere, questo ci servirà per distinguere tutti i 6 bicchieri. Quindi 5 hanno l'acqua e uno ha l'acido. 5 bicchieri, sì. Soltanto un bicchiere contiene l'acido. Adesso il concorrente dovrà fare la scommessa. La scommessa consiste in questo, Gigi. Il concorrente dovrà scegliere, decidere quale bicchiere dovrò bere io e io dovrò scegliere quale bicchiere dovrà bere lui. Il concorrente vincerà la scommessa se riuscisse a farmi bere il bicchiere contenente l'acido. E se lo bevo io? E se lo bevi tu, perdi la prova. Comincio io? Sì. Comincia tu. Scegli una lettera. Scegli lettera C. Quella che devo bere io. Sì. Lettera C, posso togliere la lettera? Lettera C, attenzione. La D. La D per il concorrente. Lui. Vai, 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 Luigi. Cioè, vai. Me ne dia un altro. Un altro. Lettera E. E. Questo è per Martin. Attenzione, le probabilità di salvezza si riducono sempre di più, eh. Lettera F per te.
Lettera F per Luigi. Si deve fare per forza fino alla fine. Due bicchieri sono rimasti, uno con l'acqua e uno con l'acido. Quale facciamo bere io? A Martin, Luigi? Lettera B. Lettera B? Fermo Gigi, fermo. Lettera B. B. Vuoi cambiare? No. Per te bevi là? Sì. Lettera B? Sì. Ok, Gigi. Era il bicchiere con l'acido ammoniaco. No. Il bicchiere con l'acido sta in A e ve lo voglio dimostrare. Voi mi fate morire qua. Martin è stato bello. Prova di grande effetto, Martin. Prova di grande effetto. Questo dimostra che Martin sa fare prove spettacolari e prove soft, ma di grande pathos come questa qua.